Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Video in cui parlerò dei Night Runner di Linfield Welling, che praticamente, se mi seguite lo sapete, ma anche se seguite l'Oscar World, è una nuova edizione della trilogia più raccolta di racconti della serie dei Night Runner di questa autrice. Serie che era uscita da noi, mi pare, negli anni 90. Io qualche anno fa l'avevo recuperata nella vecchia edizione, che vedete qui, e che appunto è uscita finalmente in una nuovissima edizione. La prima edizione era della Nord, questa appunto è Mondadori, con la speranza che Oscar World porti anche i volumi successivi, perché sebbene questa sia una trilogia conclusiva, cioè che si può leggere tranquillamente in maniera conclusiva, la storia va avanti con altri volumi che sono bellissimi. Io li ho letti in inglese e io spero tantissimo di poterli leggere in italiano, quindi prego e spero e romperò le scatole all'editore affinché ciò avvenga. Comunque, a parte questo lo posiamo perché è tipo, non so se notate, ma è tipo un'arma impropria, quindi lo mettiamo giù. In questo video non farò la recensione di questa serie perché comunque l'avevo già fatta in un video apposito quando avevo letto la vecchia edizione. Vi lascio il video qui, quella era una recensione. Comunque, con l'uscita di questa nuova edizione non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di parlare ancora di questa che è la mia serie fantasy preferita, e ho pensato in che modo farlo per non fare di nuovo una recensione vera e propria. Alla fine ho deciso di parlarvi dei 5 motivi per cui dovete leggere questa serie. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che se volete supportare il canale potete farlo acquistando i titoli di cui vi parlo nei video o anche cose vostre a piacere dai link di affiliazione che vi lascio qui nel box info. Vi lascio sia i link diretti per i libri di cui parlo, ma anche il link generico dove semplicemente poter fare i vostri acquisti come preferite. A me arriva una piccolissima percentuale e voi non spendete assolutamente nulla in più. Oppure potete offrirmi un caffè simbolico tramite il sito Ko-fi che vi lascio sempre nel box info. Primo motivo, personaggi femminili forti. Attenzione, che non significa personaggi femminili Wonder Woman che oscurano la figura femminile per mettere in risalto la loro, assolutamente no. Sono personaggi femminili che in primis, prima di essere donne, sono persone, come dovrebbe essere anche nella vita in generale, e sono trattati al pari dei personaggi maschili, che non è una cosa scontata, anzi è una cosa meravigliosa. E comunque, se considerate che questa serie è molto vecchia, comunque abbastanza vecchia, insomma è da apprezzare come cosa. I personaggi femminili infatti in questa serie possono svolgere i ruoli che di solito svolgono gli uomini, quindi abbiamo donne che vendono cavalli, forgiano le cose, combattono, fanno i soldati e svolgono tutte quelle mansioni appunto che noi di solito siamo abituati nei libri fantasy a vedere svolte da uomini. Però questo non significa che non possano esserci donne che semplicemente fanno le madri, le mogli, che insomma badano alla casa eccetera, perché ci sono anche quelle, nel senso una donna può decidere cosa fare della propria vita. Quindi vediamo la donna che combatte, la donna che fa la vita da soldato, che non pensa neanche ad avere dei figli, e poi c'è la donna che invece dedica se stessa alla famiglia e ai propri figli. Vediamo entrambe le figure, quindi non è che c'è una estremizzazione, nel senso che comunque una donna può essere anche quello, ma può essere anche qualcos'altro. E quindi è una cosa meravigliosa, molto moderna, se pensiamo appunto alla serie che, come vi dicevo, che è degli anni 90, e davvero piacevolissimo da leggere, perché ogni volta, molto spesso si legge di questi personaggi femminili che sono super mega migliori degli uomini in tutto, oppure che, cosa che mi dà fastidio, oscurano gli uomini, cioè gli mettono vicino uomini che sono stupidi, che commettono sciocchezze, che sono degli idioti, per far emergere loro, per far vedere che loro sono più intelligenti, più forti, più bravi eccetera, cosa che non c'è in questo libro. Ma ci sono dei veri e propri personaggi femminili fatti come si deve ed è veramente un piacere da leggere. Personaggi femminili insomma che hanno tutta la forza, tutti i pregi e tutti i difetti dei personaggi maschili. Secondo motivo, la rappresentazione queer, che ricordiamoci sempre che essendo una serie degli anni 90 era veramente avanti coi tempi, tanto che mi pare suscitò una reazione dalla Chiesa addirittura, perché i protagonisti di questa serie sono gay. In realtà
sono più bisessuali, in realtà non è molto, cioè nel senso comunque all'occorrenza vanno anche con le donne, nel senso non disdegnano le donne, però diciamo preferiscono gli uomini, mettiamola così, quindi diciamo per capirci meglio, sono gay comunque, c'è una rappresentazione queer e poi a seconda anche della, del luogo in cui ci troviamo all'interno della, della storia, perché magari c'è una nazione che invece vede la cosa diversamente, però in linea generale abbiamo comunque il fatto che uomini possono andare con uomini, donne con donne, ma tranquillamente, addirittura c'è tipo un distretto a luci rosse dove le case di piacere hanno delle lanterne colorate fuori, delle luci colorate fuori, che a seconda del colore indicano se quel luogo è per donne che cercano donne o per donne che cercano uomini, per uomini che cercano donne o per uomini che cercano uomini. Cioè è tutto veramente trattato in maniera normale e comunque appunto ci sono questi due personaggi protagonisti che non è spoiler, è proprio la base insomma anche della pubblicizzazione di questa serie, che comunque vengono ad avere una relazione che è importante pur non essendo il libro un romance, cioè è un fantasy vero e proprio questa serie, non è un fantasy romance, però comunque c'è anche una parte legata appunto al legame dei due personaggi trattata benissimo e che veramente appunto per l'epoca era tanto tanto avanti, cioè io ancora oggi una cosa meglio di questa non l'ho ancora trovata. Sì, c'è Captive Prince, però Captive Prince è più fantasy romance, cioè più tendente all'MM vero e proprio, quindi è una cosa un po' diversa, questo è proprio un fantasy consigliabile tranquillamente a chi non interessano gli MM o i romance, cioè proprio a chi ama i fantasy, cioè questo si può regalare, si può consigliare. E appunto la rappresentazione queer ci piace. Terzo motivo, l'avventura. Ah, che meraviglia! Situazioni rocambolesche, fughe, prigionie, situazioni epiche ed emozionanti e sul filo del rasoio, e veramente da quel punto di vista ti soddisfa tantissimo questa serie, quindi anche per gli amanti dell'avventura, appunto quando se amate vedere questi personaggi veramente che ne vivono di ogni e che sono sempre in fuga, in cerca di qualcosa, che devono liberarsi perché magari si sono stati imprigionati, cose del genere, insomma se vi piacciono queste cose questa serie è pane per i vostri denti. Quarto motivo, i personaggi ben caratterizzati, mostrati in ogni sfaccettatura, vengono ben analizzati e per il lettore diventano reali, inoltre sono estremamente umani, cioè scordatevi quei personaggi che fanno cose che magari nella realtà cioè non sarebbe così, cioè sono, l'autrice è molto brava perché non rende mai inverosimili i personaggi e quello che fanno. Sono certamente il punto forte della serie, è proprio impossibile non affezionarci, si viene proprio voglia di continuare a leggere per sapere che cosa succederà a loro. Quinto e ultimo motivo, la magia che porta con sé tutta la meraviglia del caso, ma senza che questa vada a risolvere ogni singolo problema, facilizzando tutto ciò che fanno i personaggi. È una cosa che a me dà molto fastidio, infatti quando ci sono magari dei fantasy dove è molto preponderante la magia, perché mi sembra che vada ad aiutare troppo i personaggi, che non devono scervellarsi troppo o faticare troppo. Molto spesso è così. Qui abbiamo la magia che ti riporta tutto il fascino della magia, ma che non va a risolvere troppo, e quindi abbiamo i personaggi che comunque devono tirar fuori le unghie, tirarsi fuori dalle situazioni con le unghie e i denti, mantenendo appunto quel piacere dell'avventura senza appunto che la magia con uno schiocco di dita vada a sistemare ogni problema. Sì, poi qualche incantesimo aiuta, ma non risolve i problemi, non troppo, e quindi io approvo tantissimo. Molto bene, il video finisce qui. Spero di avervi convinto con questo video a leggere la serie The Night Run dell'Inflamewelling. Compratelo, leggetelo, perché devono portare anche il seguito. Punto. Fidatevi del mio consiglio. Vi mando un grossissimo bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Questo potrebbe essere l'ultimo video dell'anno, non so se ce ne sarà un altro. Comunque, in caso, vi auguro un buon Natale, buone feste e un felice anno nuovo. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao!